Signori e signore, buongiorno. Eccoci qua, benvenuti a Marina Piccola in occasione del campionato italiano classi olimpiche Edison Next, organizzato dalla Federazione Italiana Vela, un evento di grande importanza e risonanza da un punto di vista agonistico e velico, nel quale si inserisce la presentazione di una entità che è la Fondazione One Ocean, Fondazione One Ocean che si occupa di sostenibilità di tutta quella attività che è di contorno e di approfondimento a quelle che sono le problematiche del mare, da quelle che possono essere le best pratiche, cioè i buoni comportamenti, a quello che possono essere le problematiche che sono già evidenti in campo mondiale, non solo mediterraneo, da quelli che possono essere le microplastiche, a quelli che possono essere i rifiuti del mare, a quelli che possono essere la riconversione di materiali in di rifiuti che magari sono nel mare, a quello a riconvertirli e utilizzarli all'interno della società con nuova vita e nuove situazioni. La Fondazione One Ocean è stata fondata nel 2017 in conclusione di un forum organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in occasione del festeggiamento dei 50 anni di esistenza. Lo scopo dello Yacht Club Costa Smeralda a suo tempo era far vedere al mondo, dare al mondo quello che per 50 anni lo Yacht Club Costa Smeralda, organizzando regate veliche di rilevante importanza, aveva avuto dal mare. Si è sentito una sorta di dovere, di riconoscimento verso il mare, approfondendo quello che poteva essere lo stato, la situazione di fatto del mare mondiale e non solo mediterraneo, e fare una valutazione insieme a tanti esperti specifici del settore, che ha portato poi in conclusione del forum a delle valutazioni di estrema urgenza, di pericolo imminente, di una situazione che stava portando il mare e conseguente il mondo e conseguentemente il mondo ad una situazione di non ritorno in termini di sostenibilità. In conclusione del forum è stata creata la Fondazione One Ocean, la Fondazione One Ocean che a suo tempo nella sua fondazione ha avuto come unico socio lo Yacht Club Costa Smeralda, presieduto dalla principessa Zahra Aga Khan per una serie di anni importanti del suo sviluppo, e che ha intrattenuto rapporti con il mondo intero e con altre associazioni a livello mondiale nello sviluppo della tematica della sostenibilità. La parola sostenibilità, detta in questi termini, sembrerebbe onnicomprensiva e in effetti utilizzabile ad ampio spettro a 360 gradi, mentre al contrario ha un significato molto importante che ci dovrebbe far riflettere tutti. In conclusione di quel forum, il principe Karim Aga Khan ha detto una frase che è rimasta nella mia memoria: signori, sbrighiamoci, potrebbe diventare troppo tardi. Ed è questa frase che ci deve accompagnare nell'affrontare questa tematica, che non è certamente secondaria per la nostra sopravvivenza e per fare delle valutazioni su quello che possono essere i nostri futuri comportamenti, e per nostri ovviamente intendo dell'umanità intera. Sarebbe a dire che continuare a fare quello che abbiamo fatto sino ad oggi per decenni potrebbe portare il mondo ad una situazione di non ritorno e di grande difficoltà. Oggi ci troviamo qua per presentarvi in maniera adeguata a voi tutti quello che è lo scopo e la finalità della Fondazione One Ocean, e incomincio nella presentazione con farvi vedere un video. Audio.
Come avete potuto apprezzare dal video, emergono due elementi fondamentali nella descrizione di questo nostro incontro. Innanzitutto la partnership fra la Fondazione One Ocean e la Federazione Italiana Vela. In secondo luogo, ma non secondario, il coinvolgimento dei bambini e delle scuole di vela, che è fondamentale nell'ambito dello scopo del raggiungimento della sensibilizzazione di quello che è l'umanità intera a queste problematiche. È stato valutato a suo tempo che oggetto specifico di approfondimento e di coinvolgimento dovevano essere i bambini, perché poi i bambini insegnano quasi sempre ai grandi come si devono comportare, quelli che possono essere i buoni comportamenti anche dei grandi, che oramai, essendo cresciuti, sono viziati da quello che è la quotidianità e il loro comportamento. Pertanto quello che era stata cercata e voluta, cioè la partnership con la Federazione Italiana Vela, è risultata da un punto di vista della, come dire, sensibilità estremamente importante. La Federazione Italiana Vela si estende ovviamente in campo nazionale, ha centinaia di circoli in tutto il territorio nazionale, ha centinaia di scuole di vela all'interno dei circoli e quindi una possibilità di approfondimento nelle scuole di vela attraverso i suoi istruttori su delle tematiche e degli insegnamenti nei confronti dei bambini che diventano fondamentali per la diffusione di questi principi. Vorrei coinvolgere a questo punto Antonietta De Falco, che è la responsabile per la Federazione Italiana Vela, non solo delle scuole di vela, ma in questo caso per quello che è la filosofia delle scuole di vela a livello nazionale e per quanto riguarda il rapporto fra la Federazione Italiana Vela, le scuole di vela e la Fondazione One Ocean. Grazie Antonietta. Buongiorno a tutti. Come ha introdotto il presidente Corrado Fara della terza zona, la Federazione Italiana Vela già dal 2021 ha sottoscritto questo accordo con la Fondazione One Ocean proprio per portare avanti un progetto di sensibilizzazione verso le tematiche ambientali e quelle della sostenibilità. Grazie a One Ocean abbiamo realizzato proprio per il mondo delle scuole di vela un kit che viene promosso e che è appunto pubblicato anche sul nostro sito, sulla parte proprio della scuola di vela, per svolgere delle attività mirate e diciamo anche declinate a favore di tutte le fasce d'età, per tutta anche la parte proprio del mondo della scuola, e portare quindi in classe ma anche nei nostri circoli la possibilità di toccare con mano quali sono le soluzioni, qual è il modo di conoscere il nostro mondo, quello del mare, e di proteggerlo e quindi di svolgere un'azione importante di tutela della risorsa del mare. Inoltre, diciamo già dallo scorso anno abbiamo promosso un progetto che è quello STEM, cioè diciamo introdurre una nuova metodologia per imparare e conoscere le scienze, la tecnologia, l'ingegneria, la matematica attraverso lo sport della vela. Anche qui la federazione si è impegnata tantissimo perché diciamo c'è tutta una parte relativa alla sostenibilità e insieme a tutto il mondo della scuola, quindi sono più di 500 gli istituti scolastici che aderiscono ogni anno al progetto Vela Scuola, che quindi possono intraprendere questa nuova avventura, quella di andare a monitorare lo stato della salute del mare, quindi la qualità delle nostre acque, andando a sondare con una strumentazione che abbiamo dato in dotazione a tutte le zone, di un kit che gli consente appunto di andare a fare prelievi e valutare la salinità, la temperatura e il pH del nostro mare. Insieme, diciamo, questo lo annuncio proprio adesso anche a Carlotta, che è qui, che è anche lei biologa marina, insieme poi, visto che sono diciamo dati che saranno molto simili, quindi possono essere
elaborati possono essere confrontati, si potrà poi fare anche un lavoro insieme di valutazione di questi dati e individuare insieme anche delle nuove strategie per ancora essere più incisivi sulla tutela del nostro mare. Grazie. Grazie Antonietta, carinissima, gentilissima e esaustiva. Un applauso per Antonietta, grazie. Avendo nominato nel suo intervento Carlotta Santolini, biologa marina, ci corre l'obbligo coinvolgerla nella nostra chiacchierata, ci divertirà e ci diletterà con tutta una serie di informative e di indicazioni per quella che è la sua esperienza appunto come biologa. Grazie Carlotta. Grazie mille. Io vi racconto brevemente un po' quali sono le tematiche legate all'ambiente marino, perché è importante salvaguardare il nostro mare, partire dal Mediterraneo perché ci rappresenta. In questi giorni c'è anche il Festival del Mediterraneo a Cagliari, quindi direi che è d'obbligo riuscire a salvare il nostro mare. Io sono una biologa marina, collaboro con l'associazione, la Fondazione One Ocean, e sono un'istruttrice subacquea, quindi diciamo che cerco di vedere il mare sia dal punto di vista della ricerca, quindi dal raccogliere i campioni e poi analizzarli, ma soprattutto dal punto di vista di una subacquea, perché appunto ho iniziato fin da piccola a immergermi e fino ad arrivare a diventare istruttrice proprio per far conoscere a tutti la mia passione. Perché secondo me è molto importante fare conoscere la Fondazione One Ocean? Perché la Fondazione One Ocean è veramente una opportunità di poter conoscere il nostro mare attraverso le azioni di ricerca che coinvolgono sia ricercatori, ma secondo me la parte più importante, come diceva prima Presidente, è il discorso di riuscire a coinvolgere la citizen science, quindi le persone che non fanno parte della comunità scientifica, persone che vivono il mare ogni giorno, dalla vela, dalla pesca, dai subacquei, in attività legate alla ricerca. Quindi noi quello che cerchiamo di fare è coinvolgere il più possibile le persone che non fanno parte della comunità scientifica per riuscire a fare conoscere in realtà il mare e a raccogliere dati insieme a noi. L'educazione ambientale, perché è vero, le generazioni future sono quelle che effettivamente possono salvare il nostro mare, perché io mi rendo conto, anche parlando ai ragazzini, ai bambini, nelle scuole, effettivamente le nuove generazioni sanno già qual è il problema e quindi fin da piccoli possono aiutarci a salvare il nostro mare. E poi appunto la blue economy, quindi tutta l'economia blu legata un po' alle buone pratiche, quindi sì, si fa business, ma l'obiettivo è salvaguardare il nostro mare o comunque riuscire a trarre vantaggio ma allo stesso tempo rispettarlo. Sappiamo che il nostro mare è molto importante e infatti il mare ricopre il 71% della superficie terrestre e quindi rappresenta sicuramente una parte molto importante del nostro pianeta. E in realtà però una minuscola percentuale del nostro mare è conosciuto ad oggi, quindi quasi il 5%. Immaginatevi quanto mare ancora dobbiamo scoprire, soprattutto negli abissi, nelle parti più profonde del nostro mare, noi ancora non abbiamo dati. E in questa dimensione qui immaginate che meno dell'1% del mare è rappresentato dal Mediterraneo. Noi abbiamo la fortuna di vivere in questo Mediterraneo, un bacino semichiuso, che però rappresenta un hotspot di biodiversità. Questo perché? Perché all'interno del nostro mare, nonostante sia così piccolo, ci sono tantissime specie, ci sono tantissimi animali, tantissimi vegetali, che noi però dobbiamo salvaguardare. Ora, vorrei chiedervi se qualcuno di voi sa quali sono, per esempio, le minacce principali del nostro mare. Se qualcuno vuole dirlo così. La plastica, sicuramente. La plastica è una delle minacce principali. La temperatura, il riscaldamento globale, il fatto che sempre di più gradi aumentino rappresenta un grande problema per i pesci, per i coralli, per l'economia, per tutto quanto. Adesso li vedremo piano piano. Qualcun altro laggiù vuole dire qualcosa? Qualche minaccia del nostro mare? Le reti? Le reti da pesca, assolutamente. Vorrei fare una battuta, l'uomo è la più grande minaccia del nostro mare. Esatto, è vero, assolutamente. Un applauso.
E il problema qual è? Che le reti, il riscaldamento globale, la plastica, tutto quello che abbiamo detto fino ad ora effettivamente dipendono dall'uomo, perché la plastica se arriva in mare è perché o viene buttata o non viene smaltita nel modo corretto, così come le reti molto spesso vengono perse o abbandonate in mezzo al mare, quindi assolutamente. E quindi il nostro mare, il Mar Mediterraneo, presenta diverse minacce. In primis vediamo il cambiamento climatico, un altro problema che può presentare è sicuramente lo sfruttamento delle risorse, quindi il fatto che vogliamo mangiare sempre più pesce e quindi ovviamente sempre più pesce viene pescato. Sapete che cos'è la biodiversità? Perché parliamo di biodiversità? Beh, all'interno del nostro mare ci sono tanti animali, ci sono tanti vegetali e ovviamente tutte queste specie vegetali e animali devono essere salvaguardate. Perché? Perché rappresentano effettivamente il mare stesso. Infatti il problema principale è che questa biodiversità sta diminuendo con un ritmo che per noi è allarmante. Questo perché? Perché ovviamente col riscaldamento globale, con il fatto che peschiamo sempre di più, sempre meno pesci vivono nel nostro mare. E quindi quello che noi dobbiamo fare è assolutamente, grazie a per esempio Fondazione One Ocean o altre realtà, riuscire a fare conoscere il problema e a trovare come poterlo gestire al meglio. Ed è per questo che da una parte la ricerca, così come dall'altra il coinvolgimento delle persone, per noi è fondamentale. Qui sono un po' di immagini solo per trarre la vostra attenzione. Per esempio, qua vediamo un'immagine con Posidonia. Immagino conosciate Posidonia, qui anche in Sardegna ci sono diverse realtà che presentano Posidonia. È una pianta fondamentale per il nostro mare. Qua, in questo caso, sono io che cerco di fare una foto a questo sarago che poi appunto potete vedere qua. Perché ve lo faccio vedere? Questa è una delle principali specie che mangiamo. Quasi tutti conoscono il sarago, ma magari certe volte ci dimentichiamo che in realtà è un componente fondamentale della nostra biodiversità e che quindi va salvato come dobbiamo salvare i coralli o altre specie. Quindi prima abbiamo detto il riscaldamento globale. Il riscaldamento globale, quindi il climate change, è sicuramente uno dei principali problemi che portano alla perdita della biodiversità. Infatti l'aumento della temperatura rappresenta un problema per il nostro mare e quello che noi dovremmo fare è riuscire e insieme appunto a fondazione o ad altre realtà farle conoscere il problema, come dicevo. Perché? Perché per esempio se pensiamo al riscaldamento e all'acidificazione dell'oceano, questo crea diversi problemi ai coralli. Non pensiamo che i coralli ci siano soltanto andando ai tropici o in altre parti del mondo, i coralli li abbiamo anche noi. Abbiamo diverse realtà di gorgonie, abbiamo dei coralli che anche in Sardegna vivono a profondità oltre 30 metri. E il fatto che ci sia un riscaldamento globale, quindi che la temperatura aumenti, fa sì che le piccole alghe che vivono all'interno dei coralli con il caldo escano fuori, quindi il corallo muore. Il problema qual è? Il problema è che questa situazione la possiamo cambiare soltanto cambiando le nostre norme, le nostre abitudini. Perché? Perché il fatto che continuiamo a emettere anidride carbonica, che quindi va a finire nel nostro oceano e impatta sia a livello globale, porta poi alla causa di diverse morie. Qua potete vedere per esempio un reef sano, quindi con i coralli vivi, rispetto a un reef morto a causa del riscaldamento globale. Il riscaldamento globale porta alla perdita, come dicevo, delle zooxantelle, che sono delle piccole alghe che vivono all'interno dei coralli, e quindi il corallo diventa tutto bianco. Qui possiamo vedere un altro reef, un reef sano e un reef invece morto, e sicuramente quello che ci auspichiamo è che riusciremo a trovare una modalità che ci permetta sì di vivere, sì di andare avanti con insomma, la vita quotidiana, ma che allo stesso tempo porti un rispetto per il mare, quindi che si trovino delle nuove norme. Come dicevo, uno dei problemi principali è poi la sovrappesca. Questo perché? Perché noi siamo abituati a mangiare sempre le stesse specie e quindi di conseguenza siamo abituati anche al fatto che i pescherecci ogni giorno escano e pescano grande quantità di pesce. È ovvio che prima, come diceva la bimba, il problema è che le reti da pesca rappresentano un problema, è vero. Stavo dicendo che è vero che le reti da pesca rappresentano un problema. Questo perché? Perché oltre al fatto che comunque strascicando sul fondale
distruggono la nostra biodiversità spesso purtroppo vengono perse o abbandonate. E qui si parla proprio delle reti fantasma, quindi le reti fantasma sono quelle reti che vengono perse nel mare ma che continuano a fare il loro lavoro, nascono per pescare, quindi se vengono perse, se un organismo come per esempio una tartaruga marina, un delfino o qualsiasi altro animale finisce in mezzo, rimane intrappolata e quindi per questo motivo bisogna assolutamente trovare una soluzione. Un altro è l'inquinamento, prima si diceva l'inquinamento da plastica, la plastica rappresenta sicuramente un grandissimo problema perché oltre al fatto che può essere scambiata per cibo per gli animali, come vediamo molto spesso magari un sacchetto può essere scambiato per una medusa, un altro problema sono le microplastiche, ne avrete sentito parlare e ne sentiamo parlare ogni giorno, la plastica poi a un certo punto si può degradare e quando si degrada va a creare delle macroplastiche e poi le microplastiche, quindi delle plastiche sempre più piccole che poi entrano all'interno effettivamente della catena alimentare e possono rappresentare un problema. Rappresentano un problema anche perché le microplastiche sono assolutamente presenti in qualsiasi elemento alimentare dei quali ci nutriamo noi quotidianamente, quindi ci accompagnano e questa sempre maggiore diffusione sicuramente determina dei grossi pericoli anche per la sopravvivenza dell'uomo, quindi sono fondamentali. Esatto, perché comunque come diceva le microplastiche poi entrano nella rete alimentare, nella rete trofica e noi arriviamo, magari mangiamo il tonno, mangiamo una specie di grandi dimensioni e non ci accorgiamo che all'interno c'è la microplastica che poi con sé porta anche degli additivi chimici, quindi che diventa parte di noi e del nostro corpo, con le conseguenze del caso. Esattamente, questo è il problema principale. Poi molto spesso io mi sento dire che si può buttare una bottiglia di vetro in mare, ma guardate il vetro quanti anni ci mette per poter essere smaltito, 400 anni. Questo perché? Perché certe volte si pensa che anche buttare la carta, il vetro in mare o per esempio le sigarette non sia la stessa cosa di buttare la plastica, ma in realtà non è così. Cioè il nostro mare non nasce con noi che buttiamo al suo interno tutto quello che noi non vogliamo più. Il nostro mare nasce per salvarci, per aiutarci, per sopravvivere e quindi il fatto che un piccolo gesto come buttare una sigaretta in mare per noi sia così scontato in realtà rappresenta un grande problema perché per almeno 5 anni quella sigaretta rimane nel nostro mare e pensate se tutti noi buttassimo tutto quello che non vogliamo più in mare. Il nostro mare diventa una vera e propria discarica, ecco perché secondo me il fatto che già nelle scuole si inizi a parlare oppure a questi eventi magari della vela, una fondazione One Ocean inizia a parlare e racconti che effettivamente dobbiamo salvaguardarlo è molto importante perché anche se non tutti magari in questo momento mi stanno ascoltando, in realtà chi lo sta facendo gli rimarrà impresso che per smaltire... Io sono sicuro di sì, ti devo dire. Sì, gli rimarrà impresso che per smaltire una sigaretta ci vogliono almeno 5 anni. Questo è un esempio, per esempio, dello squalo balena. Tutti siamo innamorati dello squalo balena, lo vogliamo andare a salvare, a vedere, però non ci rendiamo conto che se buttiamo la plastica in mare, lo squalo balena apre la sua bocca e può ingerire plastica tutti i giorni. Questo è solo per farvi vedere. Queste sono le reti di cui parlavamo prima, appunto le reti che possono galleggiare, possono all'interno accumulare altri animali. Per esempio mi ricordo qualche anno fa ho fatto un'immersione in Sicilia e c'era una rete gigante tutta arrotolata e all'interno c'erano due aragoste nascoste e incastrate. Siamo andate a salvarle, per fortuna ce l'abbiamo fatta, però perché in quel caso avevamo un coltellino sott'acqua. Non è scontato che nuotando una persona abbia un coltello e poi possa liberarle. E chissà da quanto tempo erano lì o chissà se mai se noi non fossimo passate proprio da quel punto, se... Esattamente. Cosa fa quindi One Ocean? One Ocean in questo senso rappresenta la fondazione che ci aiuta a monitorare il problema. Perché? Perché attraverso dei progetti, per esempio io sono venuta a conoscenza della fondazione partecipando a un progetto di citizen science e di ricerca dove a bordo di un catamarano abbiamo navigato lungo il Mediterraneo, ancora lo stiamo facendo in realtà, e quest'anno abbiamo navigato lungo tutta la parte anche della costiera della Costa Azzurra. Siamo partiti il primo anno, 2 anni fa, 3 anni fa ormai,
facendo circunnavigando la Sardegna, ecco, è stato il primo impatto con quello che poteva essere questo tipo di esperimento. Il catamarano è stato dietro questa punta per tanto tempo, ha fatto delle analisi approfondite, è stato estremamente importante, si è associato, ma adesso vado a fare pubblicità anche ad altre entità oltre alla Federazione Italiana Vela. C'è stato anche un rapporto molto esclusivo fra la Fondazione One Ocean e la Scuola Velica di Caprera, dove hanno sviluppato un altro tipo di attività estremamente interessante. Noi non abbiamo niente in contrario che ci siano altre esplorazioni, sono tutte attività che portano verso un unico scopo, che è quello del quale stiamo parlando. Esatto, quindi attraverso, per esempio, a bordo del catamarano facevamo monitoraggio della biodiversità. In che senso? Nel senso che durante le ore di navigazione abbiamo, ci appostavamo a prua, okay, con un binocolo, e l'obiettivo era monitorare la biodiversità. Quindi abbiamo visto delfini, abbiamo visto capodogli, abbiamo visto tartarughe marine, e ogni volta che avvistavamo qualcosa prendevamo le coordinate. Questo perché? Perché alla fine poi del progetto l'obiettivo è far mappare effettivamente le specie trovate nel Mediterraneo. Molto spesso le persone non sanno che qui, andando fuori di qualche miglia, ci sono le balene. E rimangono sorprese quando le vediamo, e io quest'anno mi sono ritrovata che stavo facendo un campionamento, praticamente ho messo un microfono in acqua e delle cuffie all'orecchio per riuscire a registrare da una parte il traffico marino, quindi tutte le interferenze che le barche creano, dall'altra parte cercavamo effettivamente di registrare i suoni degli animali, e a un certo punto ho sentito clic 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 e ho capito che davanti da qualche parte c'era un capodoglio. Quando ho sentito questo click, mi sono fermata e davanti a me è uscita la coda del capodoglio. Non me lo sarei mai aspettato in quel momento, ed è stata un'emozione fortissima. E mi ricordo che due persone a bordo, che in quel caso non erano delle biologhe, sono rimaste scioccate, perché non pensavano che le balene potessero essere, o i capodogli in questo caso, potessero esserci nel Mediterraneo. Vorrei aggiungere, se posso interromperti un attimo, magari qualcuno non sa che nella parte nord-est della Sardegna c'è un grande canyon, che è il canyon dove si riproducono i cetacei, e quindi tutte le specie animali delle quali sta parlando Carlotta. E stiamo discutendo di una zona di mare che, come dire, corre dei grossi pericoli in sé per sé, perché siamo all'ingresso delle bocche di Bonifacio, che sono attraversate da qualsiasi tipo di nave, da qualsiasi tipo di mezzo, che in ipotesi di disastro potrebbero causare un danno biologico di estrema importanza. Ma ripeto e ritorno, il Grand Canyon, dove si riproducono i cetacei, è un punto fondamentale per tutto il Mediterraneo, ed è lì che probabilmente Carlotta ha avuto la fortuna di incontrare il capodoglio. Esatto, sì, perché questi grandi canyon sottomarini permettono appunto ai grandi cetacei di alimentarsi, e noi anche appunto la Fondazione One Ocean la sta monitorando ogni mese attraverso delle analisi di DNA ambientale, di raccolta di zooplancton, e questo è fondamentale perché comunque in questo modo si raccolgono dei dati che ci permettono di studiare lo stato di salute del nostro mare. Un altro progetto sempre a bordo del catamarano è il monitoraggio della contaminazione. Noi quello che facciamo è raccogliere ogni giorno in punti precisi delle retinate, quindi con una piccola rete raccogliamo lo zooplancton, quindi quegli animali marini di piccole dimensioni che sono presenti nel nostro mare, e così possiamo vedere effettivamente gli inquinanti che sono presenti nel nostro mare. E poi, come vi dicevo, le azioni di Citizen Science, questo perché a noi piace sempre raccontare quello che facciamo, perché fare ricerca, ok, va bene, è molto interessante, ci serve per conoscere i dati. Esatto, però quello, secondo me, la parte più importante è riuscire poi a raccontarle, riuscire a raccontare il perché lo facciamo e quali sono i risultati, per riuscire poi tutti insieme effettivamente a trovare delle norme per vivere in un mondo migliore. Tra le pressioni causate dall'uomo, prima non abbiamo nominato le specie aliene, che però sono qua. Non abbiamo nominato le specie aliene. Voi sapete cosa sono le specie aliene? Le bici. Brava! Probabilmente ricordano il cicco. Il? Brava, esatto. Allora, qui non stiamo parlando di una specie che arriva da Marte o come T, che è un alieno, ma parliamo di quegli organismi che sono trasportati in un'area in cui non erano presenti prima dall'essere umano, non per forza volontariamente, la maggior parte delle volte accade per sbaglio, per errore, e queste specie però
quando arriva nel Mediterraneo possono creare dei danni, perché in realtà vengono da altri oceani. E quindi cosa succede? Che queste specie, come per esempio il granchio blu, che qua in questa immagine è un po' schiacciata, quando arrivano poi possono fare, creare dei problemi. Voi lo conoscete il granchio blu? Sì? Il granchio blu è questa specie dell'Oceano Atlantico che è arrivato nel nostro mare e con le acque di zavorra, e che arrivando qua, praticamente quando le navi scaricano, rilasciano per esempio le uova del granchio o altro. Questo granchio ha trovato una situazione ideale per sopravvivere e quindi ha iniziato a mangiare tutto quello che trovava. Però qual è il problema? Il problema è che queste specie molto spesso creano dei problemi a livello economico, per esempio per la pesca, e poi anche possono rappresentano un problema perché mangiano tutto quello che trovano, portano appunto alla diminuzione della biodiversità. Quindi noi cosa possiamo fare effettivamente, concretamente per l'oceano? Secondo voi noi cosa possiamo fare per salvare il nostro mare? Io vi lascio. Sono un po' indecisi, ma sicuramente hanno nella loro mente quello che potrebbero fare nel loro piccolo. Se a questo proposito riusciamo ad avere la carta smeralda, ti ringrazio. Adesso la devo un attimo trovare. Intanto la carta smeralda alla fine è la concretizzazione di quelle che possono essere, avevo definito a suo tempo, perché avevo contribuito un po' a scriverla, i 10 comandamenti, che sono le buone pratiche da adottare da ciascuno di noi. Sono delle attività assolutamente elementari, sono dei gesti che possono essere inseriti nella nostra quotidianità, solo che se diffusi nella gran massa possono veramente aiutare il mondo ad essere, e soprattutto i mari, e soprattutto tutto ciò che è sostenibilità, ad essere migliore e diverso per quanto riguarda il futuro. Mi piace associare, e qua vado un po' fuori dalla nostra tematica, aiuto Carlotta a cercare la carta smeralda, associare la sostenibilità, se posso permettermi un'interpretazione assolutamente personale, alla innovazione. Magari qualcuno può rimanere perplesso, perché il termine innovazione sembrerebbe partire da un punto di partenza per arrivare a un altro punto di partenza. Secondo me nell'interpretazione letterale del termine innovazione c'è sicuramente un pregresso, quindi quello che è lo stimolo di questo aggettivo è cambiare il nostro modo di vivere, innovarci, cambiarci, senza dimenticare quello che è stato e che tu egregiamente hai descritto da un punto di vista, come dire, statico, cronistico per certi versi, quella che è la situazione dei mari. La Fondazione One Ocean ha redatto la Carta Smeralda, che è stata sottoscritta da tutti i circoli velici d'Italia e in primis dalla Federazione Italiana Vela nel 2021, quando è stato stretto fra le due parti un accordo di partnership che ancora oggi è rilevante e sta dando i suoi frutti in termini di rilevanza di quelli che sono i messaggi della Fondazione, diretti, come abbiamo detto all'inizio, principalmente in questo caso alle scuole di vela, ma non dimentichiamo che alla fine la vela in sé per sé è sostenibile, perché se non lo fosse veramente stiamo cambiando il mondo. Noi andiamo per mare senza usare il motore, senza usare gasolio o chissà che altro, però vorrei farvi un attimo soffermare su un pensiero e su una riflessione. Siamo all'interno di un porto. In questo porto e all'interno di un porto ci sono le barche ormeggiate. Le barche ormeggiate in sé e per sé nascondono delle insidie importanti e fondamentali per quanto riguarda la potenzialità di inquinamento dell'acqua di questo porto e quindi conseguentemente il resto. Ma anche solamente la vernice o la pulizia della chiglia di una barca diventa una problematica da un punto di vista della sostenibilità rilevante, rilevantissima e nociva. La carta smeralda sono dei dettami abbastanza semplici e non troppo impegnativi che letta, se volete ve la leggo ma non vi vorrei tediare, che come dire, interpretati nella dovuta maniera e adottati da ciascuno di noi, diventano un modo di vivere che possono definire le buone pratiche di vita. Io credo che questa carta smeralda tutti la dovrebbero leggere o perlomeno avere
sempre a portata di mano, nel senso che dobbiamo ricordarci che l'obiettivo è quello comune del salvaguardia del nostro mare, per cui qua sono elencati assolutamente tutti i principi. Se poi basta in realtà cercarla ed è assolutamente disponibile senza stare a leggerla uno a uno. Vi vorrei ricordare che chiunque di voi può accedere al sito della Fondazione One Ocean e sottoscrivere la Carta Smeralda. Questo sicuramente incentiverebbe l'approfondimento di ciascuno di noi, ma soprattutto darebbe forza alla Fondazione e conseguentemente anche alla Federazione che oggi rappresentiamo in questo evento, la possibilità di avere diffuso quelli che sono dei dettami importanti per il nostro futuro. Esatto. Beh, noi oggi vi lasciamo con una domanda su come possiamo salvare il nostro mare, partendo dai piccoli gesti, anche solo partecipando comunque a delle lezioni interattive. Adesso non dico che oggi è stata una lezione interattiva, però in generale anche soltanto informandosi o anche solo fare quel piccolo gesto di evitare di buttare una bottiglia in mare, un sacchetto in mare, una banale sigaretta che per noi sembra scontato, ci può aiutare effettivamente a muoverci in una direzione migliore. È ovvio che il lavoro da fare è tanto, bisognerebbe partire anche dalle aziende o da realtà più grandi, però nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa. Le realtà più grandi, gioco forza, sono coinvolte, considerato che è stato introdotto il bilancio sostenibile e le grandi aziende lo hanno adottato. Questo è già un inizio estremamente importante di buona educazione. Vi ringraziamo per averci ascoltato, speriamo di avervi dato qualche elemento di valutazione e di riflessione importante per il futuro. Ci ha fatto piacere vedervi qua numerosi e soprattutto interessati. Ringrazio Carlotta che è stata magnifica nella sua descrizione. Apprezzo molto la sua attività di sub, che probabilmente è toccare con mano, da un immediato riscontro di quello che può essere interessante per l'attività. Vi saluto, ringrazio la Federazione Italiana Vela, ringrazio la Fondazione One Ocean e Carlotta e vi saluto. Grazie. Grazie.